Salve a tutti, bentornati nel mio canale dopo qualche settimana di assenza, talvolta non è sempre semplice organizzare il tutto. Allora, oggi parliamo di testosterone libero, ma essenzialmente la protagonista di questo video è la SHBG, quella proteina trasportatrice del testosterone. Perché ormai sappiamo bene che il testosterone sierico che andiamo a dosare è essenzialmente rappresentato da tutto il testosterone, ma solamente il 2% è la forma libera biodisponibile. L'SHBG, la Sex Human Building Globulin, cosa fa? Trattiene con sé più del 60% del testosterone che noi abbiamo nel nostro corpo o che inseriamo per chi di noi è in terapia ormonale sostitutiva. E in più, purtroppo, avanzando con l'età, quindi la senescenza, un tempo si diceva invecchiamento, adesso diciamo senescenza, fa sì che oltre a produrre meno testosterone, oltre a aumentare gli enzimi aromatasi, abbiamo anche un aumento dell'SHBG, purtroppo, che hanno anche un legame più forte con il testosterone, quindi vi è proprio una depressione durante l'aging dei valori di testosterone legati a tutte queste condizioni. Oggi parliamo dell'SHBG, che tra l'altro è anche un marker indiretto di insulino resistenza ed è un predittore di quella che è la sindrome metabolica, quindi vediamo che è anche una proteina importante. Anzi, io direi che dobbiamo iniziare a pensare, anch'io nel corso della mia professione posso evolvermi e quindi cambiare alcuni atteggiamenti, iniziare a pensare come una protagonista per una corretta valutazione del nostro percorso terapeutico. Perché ne va da sé che se io ho un SHBG tendenzialmente alto dovrò modulare la mia terapia sostitutiva sui valori di SHBG e quindi magari possibilmente aumentare i livelli di testosterone da somministrare per far sì che vi sia sempre una certa biodisponibilità. Questo può porre già dei limiti in alcune terapie stimolatorie, perché se ad esempio si inizia una terapia con clomifene in una persona che ha già chiaramente i sintomi di ipogonadismo, i segni, non parlo di numeri, parlo di sintomi come ben vedete, e nello stesso tempo chiaramente abbiamo un SHBG alto, potremmo non riuscire a compensare la dominanza dell'SHBG solamente con la terapia stimolatoria. In più, la componente estrogenica del clomifene, l'isomero zuclomifene, che ha un'azione estrogenica, potrebbe aumentare anche i livelli di SHBG. Adesso non tutti coloro che usano clomifene, non vado in allarme, perché le risposte sono tutte molto 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 soggettive. E ho detto in questo momento, ma l'ho dato per scontato, ma non lo è per niente, che l'organo produttore, maggiore produttore, è il fegato, ma diremo anche che anche altri tessuti producono l'SHBG, come ad esempio il testicolo stesso. Alcuni tessuti hanno una produzione endogena della propria SHBG, quindi vediamo che è un mondo ancora totalmente sommerso. L'SHBG lega appunto gli steroidi, che hanno un gruppo citrile in posizione 17, quindi ad esempio non lega solo il testosterone ma anche gli estrogeni. Quindi tutto sommato noi potremmo anche ipotizzare una azione tampone. SHBG alto mi lega il testosterone, però mi lega anche il 17 per estradiolo e quindi nello stesso tempo potrebbe contenere un eccesso di estrogeni, quindi tutto sommato poi non è così dannosa. Ma in effetti vi è un'affinità maggiore per gli androgeni, per cui questo effetto tampone viene un pochettino a mancare. Nello stesso tempo ricordiamoci anche che le cellule hanno recettori per l'SHBG, quindi non per forza l'SHBG legata a degli ormoni circolanti, ma ci sono proprio recettori per l'SHBG, tanto che quando noi andiamo a misurare in laboratorio l'SHBG, cosa misuriamo? L'SHBG libero, quindi questo taxi che non ha persone al suo interno, l'SHBG legato agli ormoni, quindi il taxi che sta trasportando delle persone, ma non misuriamo per esempio l'SHBG legato ai recettori cellulari, che magari poi verrà successivamente reso disponibile. In più ci tenevo a dire, non illudiamoci di ingannare il nostro organismo, che è la macchina perfetta, per cui doserà, chiaramente questo è il mio pensiero, l'ho sempre stato, l'SHBG in base a quanta disponibilità c'è di ormoni steroidei. Quindi noi possiamo cercare in qualche modo di modulare, ma subito dopo l'organismo alzerà o aumenterà o diminuirà i livelli di SHBG in base alla presenza o meno di molecole.
quantità maggiori o minori. Quindi sappiamo che è stato definito come un tappo di sughero che galleggia, nel senso è sempre lì, puoi provare a prenderlo, lo metti sotto, lo metti sopra, ma lo troverai sempre a galleggiare sull'acqua. Andiamo dall'altra parte, che uno potrebbe dire, perfetto, allora l'obiettivo è l'SHBG basso, e in questo modo ho sempre la mia biodisponibilità. Attenzione a questo discorso, perché cosa succede? La persona in trattamento sostitutivo, in TRT, e se ha l'SHBG troppo basso, succede che la somministrazione di testosterone, che noi facciamo settimanalmente, sappiamo perché, chi è nuovo magari viene preso in contropiede da queste posologie, ma insomma chi è dell'argomento sa benissimo di cosa stiamo parlando. Cosa succede? Che la somministrazione anche settimanale, che spesso viene consigliata, avendo un SHBG alto, può far sì che vi sia una eccessiva disponibilità di testosterone libero nel momento post-iniettivo, e chiaramente l'organismo si disfa di questo testosterone in eccesso attraverso anche la secrezione renale, attraverso l'attività del nefrone, è il cosiddetto ipersegretore, per cui tutto sommato io sto anche sprecando testosterone, il paziente fa una terapia che non va a buon fine. In questo caso sarebbe chiaramente intelligente allora dividere il dosaggio, il classico splittaggio che viene spesso consigliato, in modo da dare meno eccessiva biodisponibilità post iniezione. Inoltre spesso la persona con basso SHBG potrebbe avere quelle sintomi che sono spesso riferiti di ansia, palpitazione, tachicardia subito dopo l'iniezione, a parte la componente soggettiva che può esserci, ma in quel caso io consiglio sempre delle terapie di altro tipo, che possono essere chiaramente di tipo galenico. Oggi non ho parlato del mondo bellissimo degli ormoni bioidentici, perché oggi parliamo di SHBG e di terapia iniettiva. Per cui anche in quel caso potrebbe essere che noi abbiamo un eccesso di testosterone. Ecco, lo splittaggio nella persona che ha l'ansia post iniezione potrebbe essere legata non solo ad aspetti emozionali, ma al fatto che ha un flash importante di ormone libero che non viene contenuto e quindi legato dall'SHBG in circolo, essendo una persona con bassi livelli di SHBG. Per concludere, perché più o meno i messaggi erano questi, anzi ricordo anche che ad esempio il DEA, che un tempo si poteva prescrivere, il DEA, non il DEA è solfato, ma il DEA si lega all'SHBG, quindi potrebbe essere già questa una banalissima manovra correttiva, come anche un tempo si consigliavano molecole come il mesterolone, l'aumento della vitamina D, poi ognuno dice la sua, è un mondo dove più pensiamo di sapere più ci accorgiamo che forse non era tutto così. Ci sono approcci che possono ridurre l'SHBG, ad esempio un farmaco mai usato, assolutamente sconsiglio di farlo, il danazolo a 50 mg abbassa l'SHBG. Sconsiglio di farlo perché tanto l'organismo si adatterà immediatamente, perché a parte che è sostitutivo, ma l'organismo vede SHBG più basso, diminuisce l'LH, diminuisce ulteriormente la secrezione endogena, anche se chi è in TRT dirà a me non interessa la secrezione endogena perché tanto sono in terapia sostitutiva. Il testosterone, l'insulina, l'IGF-1, la prolattina abbassano i livelli di SHBG. La restrizione calorica tende a aumentarla e sicuramente tutte le terapie sostitutive tiroidee aumentano l'SHBG. L'allenamento, quindi sconsigliato di fare gli esami del sangue nel post allenamento per i vari motivi, oltre al rilascio di transaminasi, perché abbiamo comunque un aumento dell'SHBG, come anche l'uso degli antiossidanti. Quindi un eccesso di antiossidanti, specialmente il giorno prima del prelievo, potrebbe alterare o comunque rendere non veritiero poi il numero con il quale ci confrontiamo e con il quale, ho detto, alla fine si potrebbe anche modulare un po' la somministrazione della terapia sostitutiva. Bene, più o meno ho detto le cose più importanti, con questo ne approfitto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.